Amici sportivi, buonasera dalla Pala Whirlpool di Varese da parte Matteo Gallo. Decima giornata del campionato italiano di Lega 2 di basket di fronte Cimberio Varese Agit Imola. Per quanto riguarda la contesa, Varese si appropinca con alcuni problemi di organico, con Gergati che non si è allenato in settimana a causa di un intenso stato febbrile. È a disposizione di coach Pilastrini, ma non sappiamo quanto possa dare l'ex Pavia debilitato dall'influenza. Galanda ha avuto una leggera distorsione alla caviglia giovedì in allenamento, non sarà al meglio. E per quanto riguarda Cotani, lamentava un forte dolore a una spalla, difatti lo vediamo qui partire comunque in quintetto. Invece per quanto riguarda Imola, distorsione alla caviglia destra a Sorrentino nell'allenamento di venerdì, non sarà al meglio. Vedremo se anche lui verrà schierato o meno da coach Bianchi. Quindi passiamo ai quintetti per Varese in divisa bianca con bordi rossi. Quasi classico quintetto, potremmo dire, con Childress playmaker con il 22, mentre lo vediamo festeggiare con Canavesi, ex entrambi in quel di Montegranaro. Poi Nica Bazze con il 44 come guardia, Cotani con il 17 in ala, Dickens con il 55 come ala pivot, Galanda con il 10 come pivot. Per quanto riguarda Imola, in campo con il numero 10 Ferri in posizione di playmaker, poi con la maglia numero 8 Valentini come guardia, Puggi con il 16 in ala, Canavesi col 19 in ala forte, Joban con il 12 come centro, centro atipico, mentre va subito a segno Imola con Canavesi dall'arco, tre punti quindi per l'ex Montegranaro. Dicevamo di un Joban pivot atipico con il suo solo 1,96 m di altezza. Vedremo se Varese riuscirà a far valere la propria maggiore stazzatura contro Imola. Dickens va subito ad attaccarlo, poi scarico fuori per la tripla piede a terra imprecisissima di Childress. Cotani va poi, rimbalzo offensivo e subisce il fallo. Tanto ci avrà a disposizione due tiri liberi in lunetta l'ex Biella, giocatore che quest'anno a Varese produce 10 punti di media partita col 62% a 2 e il 53% a 3, quindi cifre di assoluto rispetto per questo giocatore che voleva abbandonare il basket alla fine della scorsa stagione. Poi Varese è riuscita a stuzzicare l'interesse del romano e farlo tornare sui suoi propositi. Rimola si schiera quindi con quattro italiani in questo avvio di contesa. Prende un altro tiro pesante Imola, stavolta con l'ex reggiano Puggi che non va a segno. Nica Bazza a guidare la transizione, ben fermato da parte di Canavesi. Childress si scarica a Cotani, Galanda contro Ban, non lo attacca, poi c'è il tiro preso in uscita dal gioco da parte di Nica Bazze che non va a segno. Riparte Ferri, quest'oggi investito di grosse responsabilità data l'assenza di Sorrentino. Poi c'è l'inchiodata di Cotani, ma prima fallo speso dallo stesso giocatore che ha preso anche una ditata in un occhio. Andiamo a tenersi le mani sul viso. Cavallerescamente Puggi va a tendere la mano al proprio avversario. Avrà a disposizione due tiri liberi l'atletica ala cresciuta nelle giovanili reggiane, classe 1985. Realizza il primo libero. Segna anche il secondo con una meccanica abbastanza rivedibile per quanto riguarda il tiro libero Puggi, ma comunque efficace. 5-1 esterno dopo un minuto e mezzo di gioco in favore di Imola. Dickens dai 6-25 prende la tripla che non va a segno. C'è ancora rimbalzo però in attacco di Simone Cotani, gioco dentro l'area con Galanda che va a segno. 3-5, primi due punti per Jack Galanda. Giacomo Ferri, specialista di promozione, Michele Ferri, specialista di promozione anche in quel di Pesaro, un'altra promozione raccolta per lui. Poi va fino in fondo con la presentazione, proprio lo stesso Ferri, sempre più 4 per Imola.
con Childress che per il momento non spinge il duello con Ferri. Guarda che passeranno molte delle fortune varesine. Un po' sorpresa Valentini nello starting 5 su Nick Abbas, perde proprio le tracce dello stesso Nick Abbas. Valentini che va comodo ad appoggiare il 5-7. Ban consegna la sfera al proprio playmaker, poi si ferma, doppio blocco alto, sceglie quello di Ban. Ferri, Canavesi trova lo stesso Ban contro Garanda, buona la serie di finte. Poi va al semigancio a segno da parte di Joe Ban, un realizzatore immarcescibile. Soganda che riapre per Childress, poi Cotani, buona la virata, poi scarica fuori per Galanda, piede a terra dall'arco, a segno per l'8-9 dopo 3 minuti di gioco. Il gioco che ora riprenderà, la rimessa in favore di Imola. Ferri, abbastanza positivo in questi primi minuti di partita, su cui va a spendersi marcatura Childress. Scusate, Nick Abbas tra Childress e su Valentini. Ora palla che arriva in area a Joe Ban, poi viene fischiato fallo in attacco allo stesso pivot della formazione imolese. Il primo fallo per Joe Ban. Childress varca blandamente la metà campo. Imola avrà ancora tanti minuti da parte di Pillastrini come nell'ultima gara casalinga. Ora finta di Galanda, poi ottimo lo scarico per Nick Abbas, però è proprio sotto il canestro. Poi Dickinson su Pappina, serie di batti e ribatte, lo fa proprio lo stesso Dickens inquadrato ad avere la meglio. C'è il primo sorpasso di Varese sulla 10-9 dopo 4 minuti. Canavesi per Valentini, arresto e tiro ben marcato, corto sul primo ferro, la sua conclusione. Parte in transizione Childress, scarico per Nick Abbas, però imprecisa la conclusione dell'ex Udine. Dall'altro lato del campo subito Valentini va quasi a prendersi un'altra conclusione nel cuore dell'area, poi scarica per Banche, subisce il fallo della difesa con Jack Galanda che va a spendere il suo primo fallo. Hanno due tiri liberi per Joe Ban, l'anno scorso in quel di Gravelines in Francia, poi due anni fa la prima esperienza italiana con la Viola Reggio Calabria, ormai defunta. Un ottimo attaccante, un po' distratto semmai nella sua metà campo. Ed è su questo che Varese deve cercare di giocare. Assegna anche il secondo, 2 su 2 per Joseph Ban. Con Randy Childress ora che arresta il palleggio, cerca il passaggio nel cuore dell'area per Dickens, su cui c'è l'anticipo falloso di Canavesi ed è il primo fallo anche per il giocatore di Gallarate. Galanda anticipa lo stesso Canavesi, poi in avvicinamento è impreciso, però si appoggia al tabellone, sbaglia anche Cotani, sarà rimessa per Imola. Varese che non è riuscita a capitalizzare ben due tiri. Ferri che gestisce ritmi abbastanza sincopati in questo inizio di partita, poi Puggi ancora corta la sua conclusione, buona l'apertura ma altrettanto l'anticipo di Puggi che impedisce il facile contropiede a Varese. 20 secondi a disposizione dell'attacco varesino con Childress che apre il palleggio, lo chiude, consegna la sfera a Nick Abbas, c'è la buona marcatura di Valentini, poi gioco che va a finire nelle mani di Dickens, ma infrazione di passi del lungo ex Napoli.
Varese un po' farraginoso in questo inizio di partita, che sembra non amare gli ultimi bassi cercati da Imola. La squadra invece solitamente cerca di fare della difesa aggressiva, poi ora c'è il fallo di Dick sull'ottima penetrazione di Puggi, che è andato a cercare anche il ferro. E Pilastrini ricorre al primo cambio, dentro Marco Passera, fuori Nica Bazze. E anche Imola effettua il primo cambio con inserendo Isaiah Swan in campo al posto di Valentini. Vedremo se la guardia americana di Imola saprà dare una scossa in più ai suoi, o meglio una marcia in più, visto che Imola sta già tenendo bene il campo con Varese. Subito in marcatura su Passera, Swan con Ferri che tiene le piste di Childress. Mentre zona da parte della formazione di coach Bianchi, 2-3 con ora Childress, palla quasi intercettata, Cotani allo scadere dei 24 non prende neanche il ferro, riparte Michele Ferri, apertura buona per Puggi che poi perde la maniglia sul più bello. Buona con quell'azione di Imola. Ora Pilastrini richiama in panchina anche Kenyon Dickens. Per ridare spazio a Niccolò Martinoni, giocatore in netta crescita nelle ultime due partite di Varese, quella di Pavia e domenica scorsa contro Sassari. Passaggio consegnato per Childress, ribalta al lato Marco Passera, poi Cotani va a trovare Martinoni che non riesce ad addomesticare il pallone. Altra palla persa di Varese che prosegue nel momento di ambascia offensiva sulla 10-12 in favore di Imola dopo 6 minuti di gioco. Puggi positivo intraprendendo in questo inizio di partita, vediamo se vorrà attaccare Cotani, chiude poi il palleggio, lo segna a Swan, arriva il blocco di Joban, poi buona l'apertura, piede a terra per Canavesi che non va a segno, rimbalzo di Childress che cerca subito Martinoni in mezzo all'area e c'è il fallo della difesa su di lui. Ed è il secondo fallo di Canavesi che lascia il posto al danese Nicolai Iversen, mentre per Varese rientra in campo dopo una serie di N Totò Genovese, qui inquadrato le telecamere. Giocatore dal talento offensivo diciamo quasi immenso, peccato che non sia altrettanto produttivo nella propria metà campo. Vedremo se la cura Pilastrini riuscirà a cambiare anche il giocatore siciliano, mentre ora c'è la rimessa assegnata a Imola con la squadra di casa che protesta lamentando un ultimo tocco dei biancorossi ospiti. Terra virata a liberarsi di Passera, Swan su cui va a intercettare il pallone Childress, ci sarà contesa ovvero per la regola del freccione o possesso alternato di dir si voglia. Palla quindi recuperata da Varese, Imola tornata uomo, esce Passera dai blocchi, Genovese per Martinoni, Varese non entra in area, palla rimane lo stesso Genovese libero dei 6-25 a segno con la bomba. Giocatore che se viene a cui viene concesso spazio è praticamente immarcabile, il numero 11 varesino. Lo stesso Ferri, azione insistita contro Passera, va a trovare anche il fallo dell'ex Soresina che vediamo qui dall'inquadratura abbastanza dubbioso della fischiata della terna arbitrale. Primo fallo comunque per Marco Passera.
Ora Biagio Lunetti invece per Michele Ferri, capitano di questa Andrea Costa Imola, per lui in stagione 3,4 punti di media partita col 25% a 2 e il 27% a 3. Cifre non eccezionali, ma quello che Bianchi chiede a Ferri è difesa, recuperi e solidità, e sono voci in cui sa sicuramente dare il suo contributo il numero 10 imolese. Imolese contro il ritorno a zona da parte della squadra di Imola, viene cercato Galanda in post basso e dalla sua mattonella va a segno, 15-14, gara sempre in equilibrio. Quando stiamo entrando negli ultimi due minuti del primo quarto, Ferri che attacca ancora Cidres, esce dalla marcatura, poi Cidres è bravissimo nel tornare a rubare il pallone, va in contropiede ad appoggiare la più 3 per i padroni di casa, massimo vantaggio, subito time out da parte della Aget Imola. Coach Bianchi vuole sicuramente parlare su questo giocatore, appena visto Varese mettere avanti la testa e cercare di scappare via. Imola che è venuta qua senza pressione a Varese, posta a giocare una gara di grande intensità, perché solo dando il 110%, citando proprio le parole del capo allenatore di Imola Bianchi, la Aget può violare la pala Whirlpool. Una squadra che si sta rivelando una delle più piacevoli sorprese della stagione, squadra data per spacciata, presente degli addetti ai lavori, senza futuro, senza possibilità di lottare per una salvezza. Invece la formazione allenata da Coach Bianchi è stabilmente a metà classifica, con un paio di giocatori, Puggi e Sorrentino su tutti, si stanno dimostrando pronti alla Lega 2, una Lega 2 da protagonisti. La testimonianza è che se viene dato spazio ai giovani italiani, qualche prodotto buono c'è sicuramente. Il più è dare minuti e fiducia a questi giocatori. Vedremo come si comporterà tra i giovani. Genovese proprio su Puggi, a cui concede 10 cm circa. Puggi non lo attacca, scarica poi a Ferri che prende il piazzato e lo realizza. Pregevole arresto e tiro da parte di Ferri, riporta contatto i suoi con Passera che cerca di slalomeggiare nella difesa imolese, torna sui suoi passi, poi Martinoni libero dei 6.25 a segno, anche il giocatore in prestito alla Benetton Treviso dei 6.25, una Varese chirurgica in questo primo quarto dall'arco. Ora anticipo di Martinoni su Iversen che viene giudicato falloso. Il danese esce per Varese Galanda e rientra Dickes, mentre il danese di Imola è già in lunetta pronto per i due tiri liberi. Dottore abbastanza affidabile dai 5,20 m, per lui un 73%, un lungo che ha nelle sue corde anche il tiro da tre punti. Allora un campionato non ci aspettava forse qualcosina di più in casa Imola da parte dello stesso Iversen, solo 6 punti realizzati di media da parte del giocatore danese. Poi Passera scarica per Annika Baz, ma non si intendono i due, palla persa di Varese, mentre chiama in campo Massimo Bianchi Juan Manuel Fabi con la maglia numero 14 al posto di Ferri. Positiva la prestazione finora del playmaker imolese, che ha preso comunque anche i ringraziamenti al proprio coach. Raddoppiato Ban, scarica fuori per la tripla, piede a terra di Swan che non va a segno, la contesa rimbalzo è vinta dallo stesso Fabi, che ora cerca di mettere ordine ai propri compagni di squadra. Vuole il gioco 2 con Ban, poi
in mezzo per Puggi, marcato da Martinoni, buona la virata, cerca l'intercetto di Ikeso, non ci arriva, poi lo stesso Martinoni a vincere la contesa rimbalzo. Dickens in post basso contro Puggi, ribalta fuori per Genovese, finta il passaggio, prende la tripla e stavolta viene sputata dal ferro. Buon tiro comunque preso dal numero 11 Varesino. Ora Swan che ha l'ultimo tiro del quarto, non mancano 10 secondi al termine del primo periodo. 8-7, aspetta forse un po' troppo a partire, poi incespica ed arriva il fallo da parte di Mika Barze con 4 secondi e mezzo da giocare. È il primo fallo dell'ex giocatore della Snyder di Udine. Devo andare a parlottare con gli arbitri mentre in questi ultimi 4 secondi di gioco Pilastrini si affida a Randy Childress. Suona in lunetta, giocatore non precisissimo pur essendo una guardia della linea della carità, solo un 66% per lui, giocatore che non va neanche tantissimo in lunetta, un tentativo di media partita, sbaglia il primo tiro libero. Realizza il secondo, 20-19 in favore di Varese. Dickens apre per Marco Passera che si fa tutto il campo e va in sottomano a realizzare. Grandissima corsa di Marco Passera, si beve 28 metri di campo in 4 secondi netti. Quindi al primo intervallo 22 Cimberio Varese, 19 Age Timola. Secondo quarto che ricomincia con Varese avanti tre lunghezze su Imola. Pilastrini schiera Passera, Genovese, Nicabazze, Dickens e Martinoni. Risponde Bianchi con Fabi, Swan, Valentini, Iversen e Ban. Adesso Valentini consegna la sfera in post basso a Iversen che va ad attaccare Martinoni. Non c'è però canestro da parte di Imola, riparte Passera. A chiamare lo schema si immola poi contro Iversen e viene fischiato il fallo al danese. Il fallo che poi viene assegnato a Fabi. Quindi non a Iversen, in cui era sembrato falloso il contatto. Quindi primo fallo per Fabi, viene anche cambiato da parte di Bianchi, pochi minuti in campo per lui. Martinoni riceve il pallone, poi Nica batte, c'è un fischio però a fermare il gioco, c'è un fallo lontano dal pallone speso da parte di Valentini, secondo fallo per il giocatore cresciuto nel vivaio della Scavolini. Passera, arresto e tiro, un piede dentro l'arco, il quarto punto personale di Passera, più 5 per Varese. Ferri a consegnare la sfera a Swan, abbastanza in ombra finora nonostante anche la partenza, e poi c'è il recupero da parte di Dickens che anticipa Ban, poi dall'altro lato del campo buono l'assist di Genovese per Martino. 26-19, tentativo di fuga di Varese, vedremo come reagirà Imola. No. Valentini che non sa bene se entrare o aspettare per costruire il gioco per Ban. Buono il passaggio però, Iversen era partito in anticipo, trova il recupero Nica Bazze, segna Marco Passera che vuole attaccare la difesa, poi torna sui suoi passi trovando la strada sbarrata dalla buona difesa di Ferri, lo riattacca e trova il fallo da parte del numero 10 Imolese. E c'è nuovamente time out chiamato da Massimo Bianchi,
sulla più 7, un'Imola che si è praticamente fermata. È difficile sopperire la perdita di un giocatore importante come Sorrentino, giocatore da 11 punti di media con numeri di tutto rispetto, tanto 58% da 2 e 51% da 3, tanto con 4 tentativi a gara. Giocatore importante nelle equilibri tattici dell'Andrea Costa, un Andrea Costa che oltretutto deve cedere a Varese molti chili e altrettanti centimetri. Sta subendo però stranamente anche il gioco degli esterni varesini. Un positivo genovese per i minuti si è visto in campo, dimostrazione che anche l'ex Robur può stare in campo. Non si è ancora visto tantissimo né Galanda né Dickens, e questa sicuramente è una buona notizia almeno per Pilastrini, essere a più 7 con due dei suoi giocatori più rappresentativi che ancora non hanno inciso tantissimo sulla partita. Lo stesso Dickens che ora attacca al palleggio di Iversen, c'è il fallo dello stesso danese. Primo fallo da parte di Iversen, passa a trovare Nica Bazza in angolo contro Swan, raddoppiato, non trova il passaggio, poi arriva nelle mani di Dickens, arriva la stoppatona di Iversen, ottimo il gesto tecnico del danese, poi palla in post basso per Joban, quadruplicato praticamente dai varesini, e c'è il fallo poi speso dalla difesa di casa con Dickens che va a spendere il suo secondo fallo e abbandona il campo. Al suo posto ritorna in campo Galanda. Assegno al primo libero di Joban, 26-20, 5 punti della top scorer imolese, 24-4 dalla cetta di scarpe finora nel campionato italiano di Lega 2 per lui. Passera scarica per la tripla, piede a terra di Nica Bazze, non va alla conclusione, rimbalzo di Ferri che guida subito la propria squadra nella metà campo offensiva. Arriva il doppio blocco alto, sceglie ancora una volta quello di Ban, poi Iversen, a cui come detto in precedenza piace il tiro da tre punti, lo prende, lo realizza, 26-24, Imola torna a contatto con Varese, ma dalla parte del campo risponde Passera appena dentro l'arco a ridare più di un possesso di distacco tra Varese e Imola. Valentini vuole attaccare Genovese, poi arresto e tiro vincente per lui. Imola resta attaccata alla partita, buone scelte a livello offensivo, poi un fallo molto ben mostrato da parte di Passera per c'è il doppio cambio di Varese, fuori Nica Bazza e Genovese, dentro Cidres e Cotani. Marco Passera in lunetta, per lui quest'anno le cifre parlano di 7,4 punti di media, 42% a 2, 30% a 3 e 84% ai liberi. Migliori le cifre da lunga distanza di Marco Passera rispetto all'anno scorso, ma che non danno ancora rilievo al grande allenamento che fa Marco con Bruno Bianchi, che volentieri si ferma a tirare dai 6-25 proprio per cercare di migliorare questo che l'anno scorso è stato più volte detto come il suo tallone d'Achille, il tiro dalla lunga distanza. Cidres prende il blocco di Niccolò Martinoni, poi palla esterna per Galanda che non realizza la conclusione pesante. Imola la palla del pareggio con Joban, finta verso il centro, poi va verso l'esterno, non
Non c'è però canestro con l'appoggio al tabellone. Riparte Childress che trova un'ottima linea di passaggio per Cotani, che va a commettere però infrazione di sfondamento. La prima fallo dell'ex Biella. Esce Martinoni ed entra Antonelli, quindi praticamente ruota tutti gli effettivi a disposizione coach Pilastrini, a parte la febbricitante Gergati. Cides sulla pista di Swan, poi arriva anche l'aiuto di Galanda che però non basta. Buona la conclusione di Swan che porta al pareggio le due formazioni. Cidres cambia lato per Passera, chiama lo schema, frutta il blocco di Galanda, lo stesso Passera, poi Antonelli non sa bene cosa fare al pallone, solo 6 secondi per l'attacco varesino, Passera inventa una penetrazione, canestro e fallo di Jack Galanda, che in carriera ha monetizzato tantissimi palloni di questo tipo. Secondo fallo da parte di Ferri, ora c'è time out chiamato da una Cimberio che anche quest'oggi sta difendendo abbastanza poco, diciamo 32-30 dopo 14 minuti di gioco, sicuramente un punteggio alto tra le due formazioni. Il coach Pilastrini che anche dopo la importantissima vittoria ottenuta contro Sassari 7 giorni fa si lamentava perché diceva appunto che servirà più qualità e intensità difensiva nelle prossime partite per portare a casa i due punti, non basteranno 10 minuti come quelli ottenuti contro Sassari. E probabilmente proprio su questo concetto ha voluto parlare Pilastrini in questo minuto, ovvero serrare le maglie in difesa, non concedere canestri facili come la penetrazione in precedenza di Swan e cercare di non farsi battere assolutamente sul primo passo. Galanda in lunetta per l'aggiuntivo, dieci punti personali di Galanda, 33-30 in favore della Cimberio Varese. Ora Swan per Iversen. Puggi contro Antonelli, vuole attaccarlo, viene lasciato isolato dai propri compagni di squadra e c'è il fallo da parte del giovane lungo varesino sulla buona azione offensiva di Puggi. Al primo fallo di Antonelli. Puggi in lunetta, così 10 punti di media per lui quest'anno, realizza anche il primo libero, sono già 4 le marcature personali, assegno anche il secondo per l'ala imolese. Valentini che allunga la difesa su Passera, cerca di mettere pressione alla playmaker varesino. Childress finta a far cadere su un Passera libero dei 6-25, va a segno la bomba a metà secondo periodo, 36-32 per Varese. Un Swan che sfrutta il blocco di Ban, si butta dentro, ottimo il gioco a due, poi però va a sbagliare un canestro già fatto Ban. Passera per Cides che finta il passaggio al volo, poi palla dentro fuori, di nuovo dentro per la Cimbiero, che poi Cotani contatto ai limiti del fallo. Passera nuovamente libero e nuovamente a segno, 1-2 importantissimo di Marco Passera, a differenza di quanto dicevamo prima, giocatore che sta cercando di migliorare in quello che era uno dei suoi punti dolenti l'anno scorso. Allora c'è il fallo sul tentativo di anticipo di Galanda, è il secondo fallo del lungo varesino.
Rossa, rimessa dalla lato corto per Imola con Joe Barnes, in carica la rimessa, palla nelle mani di Iversen, buona la marcatura di Antonelli, poi triplicato Barnes, carica fuori possesso Iversen, nuovamente Barnes, serie di raddoppi da parte della difesa varesina, poi ultimo tocco di Childress, un'alta rimessa nelle mani di Imola con 13 secondi a disposizione della formazione imolese per portare a termine questo possesso offensivo. Iversen attacca, cerca un improbabile arresto e tiro, poi nasce un incredibile assist per Ban che capitalizza al meglio l'azione per Imola realizzando il suo ottavo punto personale, 3-9 Varese, 3-4 Imola, 16 di gioco, e poi un fallo lontano dal pallone, ci pare di Swan, il fallo del numero 4, primo personale dato sull'altro numero, sull'altro americano fatto in maglia Cimbero, ora Childress. Realizza il primo libero, sono tre le marcature personali di Childress. Segna anche la seconda, 41-34, Varese stabile più 7 grazie al solco scavato dalle triple di Marco Passera. La suona, viene a rattoppare una pezza Antonelli, poi ultimo tocco che pareva essere di Galanda, invece sarà rimessa per la Cimbero Varese, quindi palla persa da Imola con Dickens che va a rilevare Galanda. Antonelli varca la metà campo, poi si ferma consegnando la sfera al proprio playmaker. Tani vuole attaccare Puggi, poi scarica per Marco Pastra, altro blocco di Antonelli, non va al gioco 2, scarico in angolo per Childress, ottimo ribaltamento per la tripla di Kenyon Dickens, 4-4-3-4 più 10, minuto di gioco numero 17. Imola lentamente non riesce a trovare le forze per reagire, lentamente scivola e poi c'è però la replica di Swan, dare un segno di vita di Imola che è presente, non vuole assolutamente arrendersi qui alla pala Whirlpool di fronte alla capolista. Childress gioca 2 con Antonelli che in un qualche modo va a concludere, palla che però è assolutamente imprecisa, poi buona l'idea di Fabi, pessima però l'esecuzione sull'asse Fabi Ban, e ci sarà palla recuperata per la Cimbero con rimessa. Fuori un Marco Passera che raccoglie gli applausi, positivissima la prestazione dell'ex Vanoli Soresina. Dall'altro del campo, gioco in area per Mica Bazzo, poi recupera rimbalzo, schiaccia Dickens. Il suo settimo punto personale sulla 46-37. Ora Fabi cerca di liberarsi di Randy Childress per il play imolese, un po' la stagione della verità. Poi arriva il fallo da parte di Antonelli, più di irruenza che in realtà con che di volontà, quanto intanto col cuoio, ma scomposto per il numero 8 varesino. Incappa nel suo secondo fallo personale. Pucci in lunetta, tanti falli subiti per lui quest'oggi. Forse anche il secondo tiro libero non va a segno, però il secondo con Cotani che recupera il rimbalzo, lo consegna a Childress, pasticciano un po' i due nel tentativo di Cotani andare a disturbare la marcatura di Fabi. Nuovamente Antonelli a riconsegnare la sfera a Childress, solo 6 secondi per
l'attacco di casa con Dickens che va a prendersi il tiro nel cuore dell'area per staccare il suo nono punto personale, dare nuovamente il più 10 alla Cimberio. Una 1.30 da giocare nel secondo periodo. Fabi, buono lo scarico per Canavesi che però va a commettere una netta infrazione di passi. Un po' di minuti a sedere in panchina, rientro abbastanza freddo quello di Canavesi, un'ingenuità che potrebbe impedire alla Aget di andare al riposo con un intervallo inferiore alle 10 lunghezze. Un fallo a metà campo di Fabi su Childress che manderà in lunetta l'ex Eldo Caserta. Per Cides in questa stagione il 73,5% dalla linea dei 5,20 m. Va a sbagliare il primo tiro libero. Il play americano classe 1972. Realizza il secondo. Più 11, 4-9-3-8, quinto personale per Childress. Fabi virata a cercare di liberarsi di Childress, poi Pugi suona ben inseguito da parte di Nica Bazze, prende subito il tiro, buona la marcatura, lotta a rimbalzi Dickens e Canavesi, esce una transizione varesina con poi sfondamento in attacco di Randy Childress. Per il professore il primo fallo. Entra nell'ultimo minuto di gioco con Fabi, per lui è una stagione quasi della verità, diciamo, dopo tanti anni a fare il cambio con pochi minuti a disposizione, la possibilità per dimostrare veramente qual è il suo valore. Intanto ottima recuperata di Nica Baz su Banner, su cui si vede chiaramente il piano partita di Pilastrini, poi gioco in area con Dickens che galleggia praticamente in aria e poi andare ad infilare su undicesimo punto il 51esimo di una spumeggiante Cimbero in questi primi 20 minuti. Fabi scarica poi per nessuno e c'è infrazione di campo di Nimola che chiude in netto affanno questi primi 20 minuti. Allora coach Pilastrini va a chiamare time out per cercare di organizzare al meglio questo ultimo attacco, 18 secondi, quindi ultimo pallone interamente giocabile da parte della Cimbero Varese. La Cimbero che sull'asse Childress passerà, Galanda Dickens ha costruito le fortune di questo match. Imola che non ha saputo trovare finora delle contropartite difensive per cercare di arginare gli esterni due playmaker varesini che hanno orchestrato al meglio il gioco. Allo stesso modo lo stesso Dickens ha dimostrato di poter fare il bello e il cattivo tempo nell'area colorata imolese. Ultimo pallone con rimessa di Cotani nelle mani di Randy Childress che aspetterà gli ultimi 8 secondi prima di partire. Arriva ora il blocco di Dickens, scarico per Nica Baz, palla in post basso per Cotani, nuovamente Childress dai 7,5 metri, assegna una tripla siderale dell'ex Montegranaro. Quindi tre punti che pesa tantissimo all'intervallo lungo, Varese avanti di 16, 54 Cimbero, 38 Aget. Pubblicità per noi.
Terzo quarto, pronto a cominciare qui alla Pala Whirlpool con il punteggio 54 Varese, 38 Aget Imola. Per quanto riguarda la Cimbero, 14 punti di Marco Passera, miglior realizzatore dei suoi con 3 su 3 da 2, 2 su 2 da 3. Per quanto riguarda poi gli altri marcatori, Dickens a quota 11, Galanda 10, Childress 8, 5 Martinoni, 3 Genovese, 1 Cotania, 2 Nicabarz. Per quanto riguarda Imola, nessun giocatore in doppia cifra, 8 punti di Swan, altrettanti di Jobban, 6 di Pugi. Formazione imolese che tira col 58 da 2, il 38 da 3, per Varese 62 da 2, 50% da 3. Si riparte quindi con quintetto in campo per Varese: Childress, Cotani, Galanda, Dickens e Nicabarz. Per quanto riguarda invece l'Aget Imola, che recupera il primo pallone del terzo periodo, in campo Ferri, Pugi, Swan, Ban e Canavesi. Intanto c'è il primo fallo di Childress, il secondo fallo personale del ex giocatore di Caserta. E Lunetta Ferri che va a sbagliare il primo tiro libero, mentre arriva anche il dato dei presenti: 3.603 i paganti al Pala Whirlpool per 31.637 euro di incasso. Va a realizzare il secondo libero Ferri, 1 su 2 per lui. Cuce lo svantaggio. Influiscono tanto sul punteggio anche le 12 palle perse imolesi contro le sole 6 varesine. Si schiera a zona in questo avvio di terzo periodo Imola. Nicabarz viene trovato libero dai 6-25, va a realizzare la conclusione pesante sullo scarico di Childress, quinto personale di Nicabarz, 5-7-3-9, minuto di gioco numero 21. Pugi contro Cotani, non sa bene cosa fare, poi scarica per Swan. Arriva poi il blocco di Jobban, suona, scivola, ma riesce a passare libero sull'arco a Canavesi, che sbaglia però la conclusione pesante. Childress vorrebbe spingere, ma Imola rientra ordinatamente. Poi c'è il passaggio lob per Dickens, c'è il fallo speso dalla difesa con Canavesi che incappa nel suo terzo fallo. Varese che sa sempre far male sulla Childress, Dickens, due americani si intendono ormai quasi a memoria, pur essendo da pochi mesi uno insieme all'altro. La Nicabarz, scarico per Galanda che però non va a segno, testimonianza di una stagione non molto fortunata dei 6-25 per il lungo friulano. Poi sul lato del campo c'è il fallo di Nicabarz sulla buona difesa di fallo di Nicabarz, mentre c'era anche la buona difesa da parte di Galanda, e ora viene catechizzato da parte di Pilastrini. Realizza il primo libero Canavesi, Vittore che litiga però con il tiro libero, per lui un 69% in stagione, percentuale un po' bassina. Segno il secondo, 5-7-4-1, vantaggio stabile sulle 16 lunghezze per la Cimberio. Galanda, Childress, sempre palla per linee esterne con la Cimberio che aspetta il timing giusto per poi passare a Dickens, che va a colpire nel cuore della zona imolese. 13° punto personale, Varese già a quota 60 punti dopo 22 minuti di gioco, partigiano 59. Suon c'è il cambio di marcatura, vuole attaccare Galanda essendo più rapido, è buona però la difesa dell'ex Montepaschi, poi sul proseguo dell'azione c'è fallo speso dalla difesa. Il terzo fallo di Kenyon Dickens. Classico sorrisone del colored americano di Varese, giocatore che non può non ispirare simpatia. Tutto un gran carattere, una persona assolutamente ottima, Dickens, che va a realizzare il primo libero Canavesi.
La segna anche il secondo. 7 i punti personali dell'ex Montegranaro, giunto in prestito in quel di Imola. Cabazzi contro Suon, finta la partenza, poi passaggio a Cotani. Non si è visto tantissimo quest'oggi l'ex Biella, che ora prende la tripla, non la realizza. Dickens vola più alto di tutti e poi c'è il tocco di Suon che sembrava regolare, invece per gli arbitri viene giudicato falloso. Al secondo fallo per la guardia americana di Imola, giunto a ridosso all'inizio della stagione al posto dell'infortunato Stokes. Tanto sia lui che Stokes avevano lo stesso agente, cosa che senza dubbio può aver facilitato la transazione del contratto col primo e aver poi siglato quest'altro contratto. Poi buona l'apertura di Cotani, di Cabazza ancora dai 6-25, corta la conclusione, lottano Canavese e Galanda. Buono scarico per il taglio di Cabazza che va in sottomano a realizzare il 6-1-4-3. Minuto di gioco numero 23 con Pugi che mette palla a terra, arriva quasi nell'attacco del post basso, poi torna indietro, palla che arriva nel cuore dell'area a Joban che prende palla, si gira e realizza di fronte a Jack Galanda senza paura. Decimo punto personale, 6-1-4-5. Galanda non sa bene cosa fare della palla, poi un consegnato per Randy Childers che trova un assist al bacio per lo stesso Galanda. E Varese sta giocando come un meccanismo oliato alla perfezione, difficile per Imola provare qualsiasi alchimia per fermare la macchina da canestri varesina. Suona in esitazione, poi va a trovare Bon che trova il fallo e anche il canestro, quindi buona azione personale da parte di Joban. Fallo di Cotani che va a spendere il terzo fallo, quindi situazione falli impegnativa, diciamo così, per la Cimbero, con Dickens e Cotani già quota tre falli, mentre si prepara sul cubo dei cambi per la formazione di casa Marco Passera, che va a rilevare proprio Simone Cotani. Childress chiude il palleggio, poi consegna la sfera a Passera. Arriva Dickens in uscita dai blocchi, scusate Dickens, Nicabazze sta ai blocchi, Pugli gli ruba quasi la sfera, poi palla che oltrepassa la linea laterale, quindi sarà rimessa per Varese con soli 5 secondi a disposizione. Arriva nelle mani di Dickens, Childress deve prendere il tiro, si prende una tripla lunga, diciamo così, sul secondo ferro. Rimbalzo altrettanto lungo di Michele Ferri che apre per Canavesi che non va a realizzare la tripla. Rimbalzo attacco di Joban che poi riapre per un nuovo possesso per l'Acet Imola. Pugli mette palla a terra, poi contro Galanda vuole attaccare, si prende il tiro e lo realizza, che adesso è di gran classe da parte di Pugli, che porta a meno 13 suoi quando siamo ormai a metà del terzo periodo. Dickens va a bloccare per Cides, raddoppiato, trova l'uomo libero in Galanda Varese, ma non va ancora una volta la tripla del friulano. Il Canavesi gioca due con Ban, arriva imperiosa la stoppata di Galanda ma viene fischiato fallo. Siamo sullo sfondo col maglione rosso, disappunto di Renzo Cimberio, sponsor della pallacanestro varese. E anche per Galanda è arrivato il terzo fallo. Rientra il genovese sul parquet dopo i 6 minuti concessi nei primi due quarti da coach Pilastrini al prodotto delle giovanili varesine.
segno il primo libero di Ban con Imola in rimonta in questa metà frazione. Realizza anche il secondo Ban, doppio cambio, quindi esce proprio lo stesso Ban per Imola, rientra Iverson, mentre però Varese fuori Galan, dentro Martinoni. Questa effettuata ora dalla Cimbero sulla più 11 con Ferri, cerca di limitare bene Childress che poi decide di attaccarlo e va fino in fondo Childress. 6-4, 5-2, meglio 6-5-5-2 scusate. Puggi contro Genovese, non l'attacca sfruttando il fisico, palla che va in post basso per Canavesi che tira un vero e proprio cross contro Martinoni. Dickens addomestica il pallone, apertura subito sotto il campo per Martinoni contro lo stesso Canavesi, vuole rendergli Pamper Focaccia, trova invece il fallo di Canavesi. Martinoni e va in panchina con quattro falli, quindi saggia qui la decisione del giovane alla pivot varesina di attaccare Canavesi. Rientra subito sulla parcheggio Ban, quindi pochi secondi di riposo per il pivot di Imola. Ora Passera riesce ad attaccare la difesa imolese, poi non c'è neanche la tripla di Martinoni. Riparte Suon, palleggia in mezzo alle gambe Iversen, gioca palla dentro contro Martinoni, poi viene raddoppiato Ban. C'è la fallo da parte di Dickens, dovrebbe essere il quarto fallo. Infatti così è. Pilastrini manda in campo Galanda al posto dello stesso Dickens. Allora gli arbitri che sospendono, diciamo così, la sostituzione volante varesina, molto stile hockey che non è stata apprezzata. Con lo stesso Ban, giocatore precisissimo della linea dei liberi con il 90% in stagione regolare, ora viene concesso il cambio. Fuori Dickens, dentro Galanda sul 6-5-5-4 al minuto di gioco numero 26. Galanda gioca la palla lunga, diciamo, per Passera, poi sceglie di ripartire per il gioco. Prestazione solida quest'oggi quella del numero 4 biancorosso, biancorosso di casa naturalmente. Questa è la sovrapposizione di colori. Childress, palla che arriva in angolo per Genovese che prende e realizza un'altra tripla. 6-8, 5-4, 6 punti personali di Totò Genovese. Sonora sfugge alla marcatura di Childress, il suo arresto e tiro è anche premiato dal ferro dopo aver ballonzolato un paio di volte. Childress contro Ferri, lasciato quasi in isolamento i suoi compagni di squadra, cerca di attaccarlo, poi c'è un piede imolese a far resettare il cronometro dei 24, può ripartire quindi la Cimbero con un nuovo possesso. Miranda trova ancora una volta Passera, col passaggio poi sul lato destro per Genovese, marcato a Ferri, arriva al blocco di Martinoni, cerca di marcature. Poi non va il passaggio per Martinoni, si butta dentro Passera e va in sottomano a realizzare contro Suon. Suo 16° punto personale, una prestazione da incorniciare quest'oggi per il playmaker varesino. E poi Ban che usa troppo le mani contro Jack Galland, viene fischiato all'americano il secondo fallo. Quarto di squadra per Imola, quindi dal prossimo per Varese sarà la possibilità di andare sempre lunetta, cosa che invece già avviene per l'Aget Imola.
Childress contro lo stesso Ferri. Buona l'applicazione difensiva della play molese. Ha raddoppiato Childress, ottimo il passaggio per Passer, che poi non riesce però a trovare il tempo per andare a canestro. Poi nel raddoppio tra Puggi e Iversen arriva un fallo subito dallo stesso Passer. Fallo che viene fischiato al pivot con la maglia numero 13 della Aget, terzo fallo per Nicolai Iversen. Passa, realizza il primo tiro libero, un 84% i liberi in questa stagione. Inizia anche il secondo, riporta più 16 la Cimbero quando mancano 2 minuti al termine del terzo quarto. Ferri a pompare, insomma, così in gergo il pallone, continua palleggi insistiti per la playmaker imolese, poi passaggio impreciso per Iversen che riesce a domesticare il pallone. Bannon non va a realizzare, spazza il tabellone a Cimbero, riparte Childress. Questa apertura per Genovese che in entrata va a trovare il fallo di Ferri. Partita positiva quella del quadrato numero 11 varesino. Però arriva un time out chiamato da parte di Imola. Se Varese quest'oggi non poteva disporre della play guardia Gergati, è riuscito però a trovare altre soluzioni, altre risorse da Genovese, finora poco utilizzato, è riuscito a essere abbastanza continuo su entrambi i lati del campo. La squadra, quella varesina, molto profonda, viceversa Imola ha avuto molto poco da Valentini, anche dallo stesso Fabio, pochi minuti in campo con una presenza abbastanza evanescente per l'ex capo d'Orlando, che molto probabilmente sarà ancora limitato da problemi fisici che lo hanno attanagliato in questo inizio di stagione. Pochi minuti finora per lui concessi di media, circa 6 minuti abbondanti. Un giocatore che nelle mire tecniche di Imola doveva essere molto più importante di quello che i numeri attuali stanno dicendo. In lunetta Totò Genovese realizza il primo tiro libero ed è anche il suo primo viaggio in lunetta in questa Lega 2. Giocatore che l'anno scorso realizzò anche 42 punti in una sola partita in B2 con la maglia della seconda squadra varesina. Ferri che scende lungo la linea di sinistra, poi Iversen non sa bene cosa fare il pallone, Swan si arresta di 6-25, tiro ad altissima difficoltà, c'è anche il fallo della difesa varesina, grandissimo gesto tecnico da parte del numero 4 imolese. Riporta i suoi a meno 15. Intanto ha trovato anche il quarto fallo di Galanda e ora coach Pilastrini sceglie la linea giovane. Però dentro anche Antonelli al posto di Galanda. 88, Martinoni un 89, Genovese un 87, quindi tre giocatori under 21 per la Cimbero Varese in campo in questo momento. Vediamo se la linea giovane pagherà dividendi, diciamo così, a coach Pilastrini. Martinoni va poi a bloccare per Passera, c'è il gioco 2 tra i due giocatori, si prende subito la tripla e la mette a segno. Nicola Martinoni, ottavo punto personale, 7-7-5-9. Varese continua a dilatare il vantaggio, ora palla in area per Ban, subito raddoppiato, poi però non c'è l'aiuto su Iversen da parte della difesa varesina che va solo sul letto ad appoggiare. Intentiamo nell'ultimo minuto del terzo periodo, il genovese esce a ricevere, si
si fa vedere anche Antonelli, consegnato per Passera, poi arriva il blocco nuovamente di Martinoni, vediamo se giocheranno ancora i due. 4 secondi per andare al tiro per la Cimberio, ne rimane uno solo sull'ultimo tocco imolese con Valentini che non riesce a tenere in campo il pallone. Viene chiamato time out da parte della Cimbero con la Pilastini che vuole organizzare al meglio questo attacco, una testimonianza che nulla vuole essere lasciato al caso da parte della staff tecnico varesino. Probabile un'uscita dei blocchi o di Nicabazze o di Genovese per un tiro rapido, viceversa la formazione imolese studiare delle soluzioni per prevenire i blocchi che possano smarcare gli esterni varesini. In ogni modo importantissimo Martinoni anche in questo frangente, un giocatore che è venuto su, sue parole, a lavoro e sacrificio, il suo obiettivo era quello di arrivare quindi nel grande basket, quindi palestra, corsa, pesi, allenamenti. Un momento alto, testimonianza che con la volontà si arriva ovunque. Poi è chiaro, anche un po' di sana ambizione, infatti dedicata ai giorni scorsi che il suo obiettivo è quello di giocare l'Eurolega con la maglia di Varese. La palla che arriva poi nelle mani di Marco Passera, fa saltare l'avversario, ma il tiro è oltre 24 secondi, quindi esecuzione non ottimale per la Cimbero con Pilastini che va a protestare col tavolo. Vediamo anche gli arbitri che vanno a colloquio con il grande allenatore varesino. Mancano gli ultimi 30 secondi del terzo periodo. Con Imola che non potrà andare fino in fondo, molto probabilmente Ferrari prenderà tutto il tempo possibile. Inizia subito il gioco invece Imola con Ban che va a tirare ben prima dello scadere dei 24, quindi restano ancora 16 a disposizione di Varese. La Passera che invece aspetta gli ultimi 7-6 secondi, arriva il blocco di Martinoni, stesso Passera vuole andare fino in fondo e va il sottomano con anche il fallo a mettere l'ennesima ciliegina su una grandissima prestazione di Passera. 20 punti a segno per lui, molto probabilmente la migliore prestazione quando veste la maglia della Cimberio. Anche il secondo, quindi 80-61 più 19 per la Cimberio. Questo finale di terzo quarto, ripetiamo: Cimberio 80, Aget 61. Ultimo stacco pubblicitario, poi gli ultimi 10 minuti di questa Varese Imola. Ultimo periodo già iniziato qui al Pala Whirlpool con Imola in possesso della sfera, meno 19 da recuperare per l'Aget, servirà quasi un miracolo, va a sbagliare il primo tiro Ferri, poi c'è ultimo tocco proprio imolese, quindi sarà palla recuperata per Varese. A testimonianza anche dello stato d'animo dei due allenatori, Pilastini segue la sua squadra in piedi, attento a vedere che tutto venga fatto alla perfezione. Massimo Bianchi forse ha già gettato la spugna, seduto in panchina. Ferri recupera il pallone, arresto e tiro dello stesso Ferri che finisce corto sul primo ferro, recupera il rimbalzo, lo ribadisce nel cesto Joban, 19° punto per lui, un vero trapanatore di retine il numero 12 molese. Poi però altra palla quasi persa da Varese, anzi correggiamo, palla persa dalla Cimberio. E attenzione perché se questo è l'atteggiamento della Cimbero c'è spazio per Imola, con lo stesso Bianchi che ora si è alzato l'anno scorso a Teramo. Sanna poi ha firmato con Imola, suona al limite quasi l'infrazione di passi, poi va a trovare il fallo della difesa varesina, ci pare speso da parte di Antonelli.
fallo del numero 8 varesino che va in cappa nel suo terzo fallo personale. Lunetto, lo stesso Isaiah Suono, un ottimo atleta, è arrivato da Florida State, tanto università nella quale giocava insieme a un tale Rich, che gioca quest'anno a Cantù, quindi al piano di sopra. Va a realizzare anche il secondo, 80-65, sono 15 le marcature di Isaiah Swan. La passera che trova poi il passaggio per Nick Abbazzi dall'angolo, non va però alla sua conclusione. Imola un altro pallone per riavvicinarsi con Valentini, cerca transizione, poi perde la maniglia per un attimo. Ferri che consegna la sfera allo stesso Valentini. Classico gioco di Imola che va a giocare il pallone per Banna, raddoppiato, perde il pallone, passera, non si avvede di Cabazze, prende un'altra tripla, è il tedesco e stavolta punge dei 6-25, 8-3-6-5, più 18, vanteggio stabile per la Cimbero, 10 sono anche le marcature di Nicabazze. Palla per la linea esterna per Imola con un suono che prende un tiro un po' forzato, c'è il tocco di passera per Nicabazze che parte subito in transizione, poi lo scarico al volo per Antonelli, grande gioco tra i due europei della Cimberio con il lituano, vediamo Antonelli, il passaporto puramente italiano naturalmente per magari gli amici di Imola che non sanno di questo soprannome di Antonelli. Swan che poi va a sbagliare ancora una volta la conclusione pesante, recupera passera, 8-5-6-5, 7 minuti ancora da giocare, poi c'è il fallo sull'azione insistita di Swan. Imola chiama ancora time out, Bianchi cerca di arginare il possibile, ma onestamente la situazione per Imola pare abbastanza complicata. Non si dice mai la parola fine in una partita di basket, in quanto è uno sport imprevedibile. 20 punti di distacco e l'andamento finora avuto della partita non danno molti presagi positivi. Cogliamo intanto l'occasione anche per ricordare ai telespettatori di Varese di rimanere incollati, perché al termine dell'incontro si sta riguardando la replica sul 55, sarà Varese a Canestro con interviste a caldo con i protagonisti di questo Varese Imola. Riparte del time out, cifre che al trentesimo narrano di una Varese con il 70% a 2 e il 43% a 3. Onestamente mettersi dalla parte di Imola e pensare di venire a vincere a Varese concedendo un 58% totale dal campo ai padroni di casa è un po' tantino. Imola comunque tira bene col 57% a 2, un 33% a 3, un 48% totale dal campo, quindi non demerita assolutamente. Il problema è che contro questa Varese bisogna dare, come diceva lo stesso Massimo Bianchi, il 110%. Imola oggi non è riuscita a fare questo, almeno fino ad ora. Martinoni riapre per Genovese che si butta dentro e va a commettere infrazione di sfondamento. Il primo fallo del numero 11 varesino. Partita da MVP assoluto per passera, 5 su 5 da 2, 2 su 2 da 3, 5 su 5 liberi, 28 di valutazione in 18 minuti, partita strepitosa del numero 4 biancorosso di casa. Allora Valentini viene raddoppiato, poi torna sulla sua marcatura Nicabazze per Puggi che si è visto poco, ha faticato a trovare spazio, poi viene fischiato il quarto fallo. Il quarto fallo siete a Riccardo Antonelli. Puggi che ha prodotto pochi tiri quest'oggi, era Valentini contro Nicabazze, il giocatore abbastanza anonimo nella contesa, anche qui un tiro preso fuori ritmo da parte del numero 8 biancorosso.
mette Valentini a ricevere la palla, poi si butta in penetrazione, stavolta coglie il fallo della difesa. Nica Bazze, la specie, va a spendere il suo terzo fallo personale. Novarese già quota 4 falli di squadra, quindi al prossimo sarà la possibilità di ottenere punti facili per Imola, che segue il solito copione. Poi Puggi prende la tripla in faccia genovese, non va però a segno, la conclusione pesante del numero 16 dell'Andrea Costa. Può ripartire nuovamente la Cimbero con Passera a cercare Martinoni al limite in frazione di passi, mette in ritmo genovese che va però a sbagliare la conclusione pesante. Poi grandissima disattenzione di Imola con Ferri che apre per Puggi che stava però andando in transizione. Passera ora per il contropiede di Cabazze e la stoppata di Valentini qua era parsa assolutamente buona. C'è il terzo fallo dell'ala imolese. Tanisa Nicabazzi che sembra aver finalmente superato i problemi che lo affliggevano il tallone. La settimana non ha lamentato nessun dolore a seguito delle terapie effettuate dallo staff sanitario della Pallacanestro Varese. Rientra Canavesi sul parquet al posto di Joban. Canavesi, ricordiamo, gravato di 4 falli. Ferri per lo stesso Puggi, su cui si spende in marcatura genovese, ma non cerca di attaccare l'area Puggi. Assolutamente uno sbaglio con mezzi atletici che al numero 16 biancorosso dovrebbe assolutamente cercare di attaccare di più il ferro, soprattutto se marcato da un giocatore più basso come genovese. C'è il secondo fallo di Martinoni con Iversen in lunetta, realizza il primo libero il danese, giocatore abbastanza preciso dei liberi con 73% in stagione. La segna anche il secondo, 9 personali di Nicolai Iversen, Imola torna a meno 20. Genovese non sa bene come dove passare il pallone, Passera sguscia in mezzo a due, scarico per Martinoni nell'angolo, non va però la tripla della giovane lungo varesino e Ferri va ad attaccare poi la difesa varesina, c'è un fallo speso dalla Cimberio, quindi altro cronometro fermo, il viaggio in lunetta con Mica Bazze che spende il quarto fallo. Personale con un Pilastini che ha giocato costantemente, lo sta giocando costantemente questo quarto periodo, in un certo senso col secondo quintetto, dando minuti di riposo a Childress, Dickens, Galanda, Cotani. Passera scende lungo la linea di fondo di destra, genovese poi. Buona circolazione di palla di Varese con ora Nica Bazze che insiste sul palleggio assistito, arriva il blocco di Antonelli, mancano solo 5 secondi, chiuso, poi Antonelli va dentro, Martinoni va fino in fondo a realizzare in terzo tempo, 8-9-6-8, doppia cifra anche per Niccolò Martinoni, poi ora un fallo fischiato all'attacco con Valentini a commettere sfondamento. Con Marco Passera nuovamente a gestire un nuovo possesso quando ormai sulla più 21 con Nica Bazze che prende la tripla lunghissima, però un vero e proprio airball direbbero in America, penso che un cross. Ferri che riparte subito, buono il passaggio per Canavesi che però spreca tutto, ruba però il pallone d'astuzia Canavesi e Martinoni. Passera esce nuovamente vincente dalla contesa a rimbalzo, passaggio senza guardare per
Mica basta che va a fare infrazione di sfondamento. Oh, tutto il disappunto da parte del comunitario della Cimberio, che abbandona il campo col suo quinto fallo. Il coach Pilastrini, vediamo chi manderà in campo, proprio Gergati ci pare di capire, febbricitante, quindi gli ultimi 4 minuti quindi anche per Gergati. Sarà sicuramente difficile entrare in partita dopo 36 minuti in panchina, certo non per scelta tecnica ma per, diciamo così, infortunio a causa dell'influenza che affligge il numero 13 Varesino. Ora Swan cerca subito di attaccarlo, c'è cambio di marcature Varesino, Swan che va a cercare Canavesi, su cui non spende fallo Antonelli, quindi 8-9-7-0. Ultimi 4 minuti di gioco. Con la palla ancora nelle mani varesine, con 16 secondi da giocare, si incarica della rimessa Totò Genovese. Passa, riesce a ricevere Martinoni, che va poi a sbagliare il passaggio, ma ormai una sicurezza per quanto riguarda coach Pilastrini, il lungo classe 1989, per il cui rendimento dopo qualche comprensibile affanno iniziale è ormai salito su degli standard di assoluta eccellenza. Ora la stoppatona di Antonelli su Swan, forse non tanto voluta, ora va ancora a disturbare il tiro, poi non riesce a penare il rimbalzo lungo, lo stesso Suone esce vincente dalla contesa del rimbalzo lungo. Fasi confusissime di gioco, con la passare poi esce vincente con la sfera in mano. Genovese, un cambio di perno evidente qui in questa azione, sarebbe stato passi da parte di Genovese, poi un fallo speso dalla, scusate, fallo, sarebbe stata infrazione di Genovese ancora. Quinto fallo speso da Canavesi, non tantissimi minuti per lui qui al suo palazzo di casa, potremmo dire. Passa, la trova Antonelli per la rimessa contro Iversen, gli sporca il pallone, poi cerca l'attacco in palleggio, va in post basso per Genovese contro Ferri. Qui è chiaro il fallo di Genovese, che si lamenta con gli arbitri, ma la spinta a Ferri c'era tutta. È una Cimbero in campo con 5 giocatori, tra l'altro tutti, diciamo così, nativi di Varese. Mi fa sicuramente specie vedere questo in un campionato anche di Lega 2, dove spesso anche sono spesso i passaportati e i comunitari portano ben più di 3 gli stranieri togliati in campo. Vedere 5 italiani, nella specie 5 varesini in campo, come anche Genovese, pur essendo nato in Sicilia, ormai a tutti gli effetti un varesino d'adozione, è sicuramente una buona notizia. Ora vediamo, lo stesso Genovese vuole forse un po' forzare, succede un po' in personalismo. Rimessa per Imola, e tra l'altro sono due prodotti anche del vivaio Robur, Marco Passera e Niccolò Martinoni, due giocatori a testimoniare l'importanza di questa storica società varesina, che tanto lavora bene a livello giovanile, che merita altri premi. Ora Passera va a recuperare un altro pallone quando ormai la partita non ha più molto da dire, con 1 minuto e 40 al termine sulla più 19 per la Cimberio. Una Passera che insiste nei palleggi, va a perdere il pallone, Valentini va a schiacciare in contropiede l'8-9-7-2.
Varese quindi si conferma capolista della Lega 2 in attesa di sapere almeno cosa avrà fatto ieri, se sarà ancora rimasta incollata. Ora c'è la tripla da parte di Gergati, corta, un ottimo rinnovo di marcia, insomma 90% di vittorie, 9 vinte, una sola persa in quella di Scafati. Con il certo di questa Varese, dopo un terzo del cammino di Lega 2, la favorita naturale alla promozione diretta. Difficile nascondersi per la formazione allenata da Coach Pilastrini a questo punto del campionato. Per Imola non era sicuramente questa la partita che faceva testo. Sono altre le sfide da cui biancorossi imolesi dovranno trovare i punti necessari alla loro obiettivo, ovvero la salvezza. Varese fatica ancora ad andare a trovare la conclusione 24, palla persa da Genovese, non è Iversen, arresto e tiro quasi da guardia, corto però sul primo ferro, suona, poi va a realizzare, a ridurre quindi il distacco. Cibero è presente, ha mollato, non ha più segnato da 3 minuti a questa parte. Ora Marco passa, vedremo se vorrà prendere l'ultimo tiro della partita o meno. Arriva il blocco di Martinoni, passerà, si butta dentro e va a realizzare il suo 91esimo punto. E finisce quindi così il match sul 91 Cimbero Varese 77 Aget Imola, una partita che è stata lottata per una quindicina di minuti, poi Varese ha allungato e ha mantenuto saldamente il comando della partita. Posizione solida e convincente da parte della squadra di Coach Pilastrini. Prima, la ripetiamo, sono altre le partite da cui dovrà trarre i due punti. È sicuro non ha sfigurato, non mollando mai fino alla fine. Ritorniamo al punteggio, Varese 91 Imola 77. Da parte di Matteo Gallo è tutto, una buona serata, un buon proseguimento ai programmi di Rete 55 e la 6.